Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi in questo video vi andrò a mostrare come applicare il fondotinta e vi parlerò proprio di tutta la preparazione a priori da effettuare sul viso. È un video che ho scelto di fare perché molto spesso faccio dei tutorial molto elaborati e però mi sono resa conto di non avere ancora fatto dei video proprio sulle cose basic, quindi è come se volessi creare dei mini video in cui insegnarvi diverse tecniche base, come se fosse una vera e propria scuola di trucco. E partiamo appunto dalla base, che è il fondotinta. Parto dicendo che ci sono diversi tipi di fondotinta, quindi a seconda della vostra pelle e della vostra preferenza andrete ad utilizzare metodi diversi di applicazione. Io in questo video vi parlo di come applicare il fondotinta liquido, quindi un fondotinta fluido, e mi rendo conto in generale che anche guardando le mie amiche o persone che conosco, spesso si scocciano di applicare il fondotinta, non ne vedono l'utilità o mi chiedono perché dobbiamo applicare il fondotinta. Allora, il fondotinta, come dice appunto la parola, è una tinta di fondo, quindi una base che diamo al viso dove poi andiamo a costruire il resto del make up. Il fondotinta è un prodotto liquido colorato o in polvere, come ho detto prima, a seconda delle preferenze, che va proprio ad unificare l'incarnato. Serve a coprire e mascherare quelle piccole imperfezioni della pelle, i rossori, in generale tutte le discromie che abbiamo sulla pelle. Ovviamente dipende appunto dal vostro tipo di pelle. Se avete dei brufoli molto evidenti, delle imperfezioni, discromie cromatiche molto forti, andrete ad utilizzare delle correzioni cromatiche, quindi della color correction, e poi andrete ad utilizzare dei correttori, in particolarmente nei punti che avete più segnati, più evidenti, con macchie o appunto brufoli, cicatrici da acne. Il fondotinta in generale serve a darci una buona base per costruire il trucco e ad uniformare proprio tutto il colorito del viso. Quindi quello che vedo a volte è il resto scioccata, soprattutto dalle mie parti, vi parlo del sud Italia, a volte vedo dei mascheroni tipo neri e poi il resto del corpo bianche e io dico ma cioè si è truccata al buio la ragazza, non ha visto che ha il fondotinta a 4 toni più scuro della sua pelle. E questa è una cosa molto, forse un luogo comune. Le persone vogliono usare il fondotinta per scurirsi, ma il fondotinta non serve a scurire la pelle, è solamente un modo per uniformare il colorito, quindi fate attenzione a scegliere lo stesso colore del vostro incarnato e per far ciò dovete provarlo sul collo. Il punto perfetto per scegliere il vostro fondotinta è provarlo qui, tra il collo e il viso, così potete vedere la differenza, lo stacco, e poi vedetelo sempre alla luce del sole. Non fatevi ingannare mai dalle luci dei negozi. Un'altra cosa che ci tengo a dire è il fatto che il fondotinta non danneggia la pelle, anzi, molte persone hanno questa credenza che magari mettendo il fondotinta tutti i giorni possono danneggiare la pelle, che la pelle invecchia prima, occlude i pori. Questo non è vero in parte, perché il fatto di occludere i pori dipende appunto dal prodotto che scegliete, ma in commercio c'è una varietà talmente ampia che ognuno può trovare appunto il fondotinta che fa per sé. Per quanto riguarda il danneggiare la pelle, non è affatto così, perché al contrario potete aiutare a prevenire l'invecchiamento, perché molti fondotinta hanno delle sostanze specifiche come le vitamine, l'acido ialuronico, degli SPF, quindi dei fattori protettivi che vanno comunque a proteggere la pelle dall'esposizione diretta ai raggi del sole. Ovviamente dobbiamo prevenire tutto ciò anche usando delle buone creme al di sotto del fondotinta e dei buoni primer. A questo proposito voglio iniziare il video dicendo che la pelle va sempre preparata ad accogliere il trucco. Nel nostro caso, nel caso del fondotinta, io andrò ad applicare una crema idratante. Ognuno ovviamente ha diverse esigenze. Io nel mio caso applicherò la mia crema della Estée Lauder Advanced Time Zone, che contiene un fattore protettivo SPF 15 di cui ho parlato nel video precedente trucco primo appuntamento. È sempre quindi importante preparare la pelle ad accogliere il trucco, perché è impossibile applicare il fondotinta senza aver avuto una base. Il trucco risulterà molto polveroso, molto secco, la pelle risulterà non idratata e non aderirà proprio alla pelle. Quindi se avete delle zone magari di secchezza, delle zone più grasse, più secche,
andrete ad accentuare tutto ciò con il fondotinta. Io di solito prima di applicare la crema spruzzo sempre un po' di spray idratante, lo spray della Ven, che è un'acqua termale, contiene appunto sali minerali e vitamine e vi andrà ad idratare la pelle. Quindi inizio spruzzando, nebulizzando il prodotto sulla pelle, poi vado ad applicare la crema idratante. Io la applico al mattino e alla sera, poi se devo truccarmi durante il giorno la vado a riapplicare. Applico anche una crema contorno occhi proprio per idratare anche quella zona del viso che risulta sempre molto molto secca e segnata. Dopo aver applicato la crema su tutto il viso e collo con movimenti che vanno verso l'alto, andiamo ad applicare il fondotinta. Nel mio caso io farò un mix di due fondotinta, che è l'Estée Lauder Double Wear e il Face & Body della MAC, perché con questi due fondotinta riesco a trovare il mio fondotinta perfetto, in quanto questo è molto coprente, lunga durata, dura fino a 15 ore, oil free con SPF 10, mentre questo è un fondotinta a base d'acqua, composto appunto al 70% d'acqua, vitamine e minerali, molto luminoso, quindi con questi due riesco a creare la combo perfetta per la mia pelle. Per applicare il fondotinta ovviamente potete servirvi di diversi metodi. I metodi più usati per applicare il fondotinta sono appunto o i pennelli due fibre, un pennello piatto, oppure le spugnette, la famosa beauty blender, la spugnetta a forma di ovetto o le normali spugnette se non volete comprare una beauty blender, oppure costa tanto, ma ce ne sono tante altre sul mercato di prezzi inferiori, potete utilizzare una normale spugnetta da fondotinta. Ovviamente il pennello vi darà un effetto un po' più sfumato, più naturale, a parte vabbè se usate pennelli molto densi, ad esempio lo stippling brush o dei pennelli appunto di setole molto fitte, andate comunque a raggiungere una coprenza molto molto consistente. Con questi qua duo fibre avete un effetto più leggero, naturale e sfumato, potete sfumare ben bene il prodotto nella pelle, potete anche picchiettare il pennello per coprire le aree in cui avete bisogno di una maggiore coprenza. Poi c'è il pennello piatto, che va proprio a stendere il fondotinta, a lavorare il fondotinta nella pelle. Io di solito nei video mi vedete sempre utilizzare un pennello duo fibre che è il 130 della MAC, però oggi voglio utilizzare la mia bellissima beauty blender che utilizzo su quasi tutti i miei clienti e l'adoro perché vi fa proprio un massaggio alla pelle. La beauty blender va utilizzata leggermente bagnata. Ovviamente vi ricordo che con le spugnette, se le utilizzate asciutte, andate a raggiungere una coprenza maggiore totale, invece bagnate vi danno un effetto un po' più naturale. Io quindi la utilizzo umida e potete sia immergerla nell'acqua e strizzarla, oppure spruzzare uno spray sulla spugnetta direttamente. Per applicare il prodotto io con il dito lo cospargo, diciamo, per il viso, faccio due puntini su una guancia, due puntini su un'altra, due puntini sulla fronte, al centro del naso, al centro del mento. Poi con la mia beauty blender vado a spalmare il tutto e vado proprio a pressare la fine della beauty blender sul viso. E ragazze, questa spugnetta è bellissima, la vedete usare da tutti i youtuber e soprattutto in America spopola tantissimo. Io la uso da anni, mi piace davvero tanto, continuo a ricomprarla perché proprio vi fate proprio un massaggio alla pelle e mi piace proprio la consistenza, la forma, potete sfumare un contouring, potete raggiungere l'area al di sotto degli occhi e mi piace proprio l'effetto di massaggio che vi dà quando applicate il fondotinta. Dopo aver steso il fondotinta su tutto il viso, non dimenticate mai di sfumare il prodotto sul collo e anche sulle orecchie, così se fate una coda di cavallo, avete le orecchie scoperte, non si vedrà la differenza. Una volta finito di applicare il prodotto, volete utilizzare un correttore per correggere le discromie delle occhiaie e in questo caso io vado ad applicare lo Studio Finish Concealer della MAC nella colorazione aranciata, che è la NW25. Lo applico direttamente con le dita perché va a riscaldare meglio il prodotto, soprattutto nell'angolo interno, e poi lo vado a sfumare con la punta della mia beauty blender. Quindi per chi non può permettersi una beauty blender che costa all'incirca sui 16 euro da Sephora, potete anche comprare tutte le imitazioni che ci sono in circolo, ad esempio la Real Techniques ne fa una
identica nella consistenza, però è un taglio diverso, è tagliata in modo netto alla fine e all'altro lato è un po' più arrotondata. Potete comprare quella della Puro Bio, che è ottima ed è uguale a questa della Beauty Blender per quanto riguarda la forma. In profumeria ne trovate di tante imitazioni, però se potete permettervelo comprate la Beauty Blender perché il materiale è davvero ottimo, vi dà proprio un effetto aerografo. Dopo che avete finito di applicare il fondotinta, non vi resta che fissare la base con una cipria, quindi anche qui la scelta dipende da voi, dal tipo di pelle e dal risultato che volete ottenere. Io in generale preferisco opacizzare il viso, specialmente la zona T, e coprire un po' di più l'area del viso con una cipria compatta, con un fondotinta in polvere. Ovviamente a seconda delle situazioni vario anche l'utilizzo delle ciprie, però normalmente di solito mi vedete usare sempre la Studio Fix Powder della MAC, che è un fondotinta in polvere, quindi vi andrà ad opacizzare le zone che volete opacizzare e vi andrà a coprire ancora di più il viso, a fare uno strato in più, diciamo, di copertura a seguito del fondotinta. Io questa la applico con il pennello perché voglio una copertura comunque leggera, altrimenti viene con la spugnetta al di sotto e potete utilizzarla con la spugnetta per un effetto di copertura totale, oppure in estate potete utilizzarla proprio come fondotinta in polvere, quindi non avete l'effetto di liquido sulla pelle. Se non vi piace applicare dei fondotinta appunto liquidi, non vi piace l'effetto del fluido d'estate, ricordatevi che il fondotinta non è un abbronzante, non è un mascherone, è solamente un prodotto per avere una base perfetta e per uniformare il colorito del vostro viso. Spero che questo video vi sia stato utile, grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video, un bacio.